Novembre anche quest'anno ritorna EICMA, il Salone delle Moto di Milano, che può affermare con orgoglio di essere il più grande evento al mondo riservato alle due ruote. Numerose anche quest'anno le novità proposte, a conferma di un mercato che dopo la crisi degli anni passati è oggi più vitale che mai. Partiamo con le rosse di Borgo Panigale. Ducati presenta la nuova X-Diavel, inedito abito della due ruote emiliana. Questa versione rappresenta l'unione tra il mondo cruiser e quello Ducati, abbinando le emozioni tipiche di Borgo Panigale con uno stile che predilige invece la guida in pieno relax. Il risultato è un veicolo divertente ma confortevole da guidare, con 60 diverse configurazioni di ergonomia per il pilota ed un angolo di piega che tocca i 40 gradi, mentre il motore è il bicilindrico testa stretta DVT da 156 cavalli. Nello stand Ducati trova posto anche la nuova Monster 1200R, variante ancora più estrema della Naked italo-tedesca con 160 cavalli di potenza, mentre la famiglia Scrambler si allarga con la variante 62, dotata di un propulsore da 400 cm cubici. Ci spostiamo in casa MV Agusta, dove la principale novità si chiama Brutale 800, che rappresenta un profondo rinnovamento estetico della due ruote di Skyrunner, con un nuovo scarico ed un fanale maggiormente aggressivo, oltre ad un inedito motore da 116 cavalli omologato a Euro 4. Lo stand della casa italiana propone anche altri debutti interessanti, come la Dragster RR LH44, serie limitata dedicata al neocampione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, e la F3 AMG, concept che celebra la partnership con la divisione sportiva di casa Mercedes ed è stata ispirata dalla Supercar AMG GT. Passando ad Aprilia, la casa di Noale fa debuttare ad EICMA 2015 la nuova RSV4 RF 2016, affinamento di una moto che quest'anno ha trionfato nella classe Superstock 1000, sia tra i piloti che nei costruttori. Quest'anno la sportiva italiana propone un'inedita grafica Super Pole, la piattaforma multimediale V4 MP di serie ed una rinnovata sospensione posteriore. Anche Moto Guzzi presenta novità alla rassegna milanese, come le nuovissime V9 Bobber e Roamer, con trasmissione a cardano, motore a V da 850 cm3 e inediti telaio e design. Ispirata agli USA, arriva poi la MGX21, una bagger con motore da 1004. Per quanto riguarda gli scooter, Piaggio propone infine le versioni speciali Vespa 70esimo, per le versioni Primavera GTS e PX, e due nuovi modelli a ruote alte, la seconda generazione del Liberty, con motore quattro tempi a iniezione elettronica, e il Medley, più compatto rispetto al Beverly e l'unico della sua categoria ad avere un sottosella capace di contenere due caschi. Tra moto e scooter spunta infine la Y-Bike, interessante bicicletta elettrica sempre connessa al web e collegata allo smartphone del possessore tramite numerose app. Abbiamo novità dalla propulsione umana fino ai 230 cavalli, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. La Y-Bike per noi è una new entry, l'abbiamo presentata in anteprima l'anno scorso come oggetto di stile, era un teaser, adesso è in versione di produzione, un oggetto assolutamente innovativo. Ovviamente ad EICMA non mancano le novità delle case giapponesi, sempre all'insegna di tecnologia e potenza. Honda presenta la nuova CRF 1000L Africa Twin, ovvero il ritorno sulle scene di un modello mitico entrato nei cuori di generazioni di centauri.
Versatile e divertente, è equipaggiata con un bicilindrico da 95 cavalli e arriverà negli showroom del marchio entro la fine dell'anno, con prezzi a partire da 12.400 euro. La regina della Dakar è tornata a distanza di oltre 10 anni. Oggi è un 1000 bicilindrico fronte marcia, 95 cavalli di potenza, 98 Nm di coppia. Non solo bellissima, ma anche efficacissima nella guida. Non solo su strada, perché comunque è e sarà utilizzata da moltissimi clienti come una bellissima moto da turismo, ma anche in fuoristrada. Ci spostiamo poco distanti ed ecco il City ADV, prototipo di scooter da cross su base integra da look aggressivo. Dotato di ruote tassellate e cambio doppia frizione, questo concept è equipaggiato con motore 750 da 55 cavalli e verrà quasi sicuramente prodotto in serie. Rimanendo in casa Honda, novità anche per altri modelli come le Enduro Cross Tourer ed NX750X e le più sportive CB500F e CBR. Numerose anche le novità Kawasaki, lo stand della casa di Akashi ci riserva la nuova Ninja ZX 10R 2016, un gioiellino dotato di 200 cavalli di potenza, cambio a 6 rapporti con quick shift di serie, scarico in titanio e ABS con funzione cornering, che permette di frenare in curva senza troppi rischi. Cambiando genere, ecco poi il J125, fratello minore dello scooter J300, dallo stile dinamico e accattivante e facile da guidare. Aggiornamenti infine anche per la Versys, nuovi colori e qualche ritocco per l'enduro nipponica. Forte del titolo mondiale conquistato nonostante le polemiche in MotoGP, Yamaha propone molti nuovi modelli alla kermesse milanese. Uno dei più interessanti è sicuramente la nuova XSR 900, rivisitazione in chiave moderna del concetto di moto classica, derivata dalla MT-09 con la quale condivide la ciclistica e il motore a 3 cilindri 850 da 115 cavalli. Per quanto riguarda le altre novità, ecco poi la muscolosa Naked MT-10, dotata di propulsore 4 cilindri 1000, la XSR 700 dallo stile vintage e la Superbike R1M da 200 cavalli. Dando uno sguardo al futuro, ecco infine la MWT9, una singolare moto a 3 ruote con un cuore a 3 cilindri da 850 cm cubici. La vedremo mai su strada? È presto per dirlo. Chiudiamo la rassegna dei marchi del sollevante con Suzuki, che ripropone la nuova Gladius con un nome tanto caro ai motociclisti degli anni 90, ovvero SV650. Dotata di ABS di serie, ridisegnata nelle linee e aggiornata dal punto di vista tecnico, la nuova due ruote di Hamamatsu ha un motore omologato Euro 4 da 76 cavalli e si caratterizza per la facilità di guida e la leggerezza, pesa meno di 200 kg. Accanto a lei ecco poi GSX-R 1000 Concept, versione quasi definitiva della nuova supersportiva nipponica, ancora più potente e tecnologica che mai, con un'elettronica evoluta e un propulsore 1000 completamente ridisegnato. Gli altri paesi europei propongono diversi nuovi modelli in questa edizione di EICMA. Da BMW arriva la nuova R90 Scrambler, modello su cui la casa tedesca punta molto. Derivata dalla variante Roadster ed equipaggiata con un bicilindrico boxer da 110 cavalli, la due ruote bavarese adotta un design classico ma non banale, impreziosito da dettagli dal retrogusto vintage. Questa versione della 90 è quella appunto Scrambler, per cui la vedete qui personalizzabile secondo quelli che sono gli stilemi di una vera e propria scrambler, con gomme tassellate, cerchi a raggi per potersi divincolare nel traffico, nelle strade urbane, ma perché no anche nelle strade extraurbane, per permettersi anche qualche sterrato, qualche strada bianca. Oltre a lei i nuovi maxi scooter C650 Sport e GT, rinnovati nella linea e che potranno essere equipaggiati con il sistema Side View Assist, che monitora l'angolo morto e aiuta il guidatore nei cambi di corsia.
Per chiudere diamo uno sguardo alla G310R, che rappresenta l'esordio del brand tedesco in un segmento di crescente interesse. La piccola Naked bavarese è equipaggiata con un propulsore monocilindrico da 313 cm3 e 34 cavalli di potenza e dovrebbe rappresentare un buon compromesso tra agilità, prestazioni e facilità di guida. Spostiamoci in casa KTM, la new entry austriaca è la 1290 Super Duke GT, ammiraglia derivata dalla Super Duke R e dedicata ad una clientela che vuole abbinare comfort e sportività. Dotata di un rinnovato motore bicilindrico Euro 4, la Super Duke GT promette un'erogazione della potenza più dolce e un'impostazione da vera gran turismo, con sospensioni semiattive, cruise control e sistema Motorcycle Stability Control, che comprende traction control e ABS cornering a 4 livelli di intervento. La casa francese Peugeot propone il Tweed, disponibile in due versioni, Paris e Double Black, con la prima dedicata appositamente al pubblico femminile. Questa variante include infatti nella dotazione di serie bauletto, borsa e parabrezza personalizzato con lo skyline della capitale francese. Altra novità della Casa del Leone è il Metropolis RS, che abbina l'inedita colorazione Satin Flash Silver a caratteristiche sportive come il cupolino Sport Fumé, i cerchi neri e la sella con cucitura a contrasto rosse. Chiudiamo spostandoci dalle due alle quattro ruote con la casa svizzera Quadro, che presenta il Big Coup Concept, un singolare ma interessante ibrido tra auto e moto derivato dal Quadro 4. Grosse novità anche per le due ruote inglesi e americane ad EICMA 2015. Al di là dell'Oceano Atlantico troviamo le nuove Harley Davidson 48 ed Iron 883, con la prima che rappresenta il rinnovamento della mitica Sportster, con sella, sospensioni e freni migliorati, oltre al classico serbatoio Harley che propone grafiche e disegni ispirati agli anni 70. La Sportster Iron 883 si differenzia invece dalla sorella per i toni scuri e l'aspetto più minimale, oltre che per i cerchi inediti e più leggeri e per la sella più confortevole. Sia l'Iron 883 che il 48 1200 tornano con delle novità a livello di sospensioni che rendono la moto più maneggevole e più confortevole sia per le gite fuori porta che per l'utilizzo urbano. Per chi vuole viaggiare senza rinunciare alla comodità, ecco poi la Street Glide Special, che unisce il comfort di una moto di lusso con uno stile essenziale senza troppi fronzoli. Ma è anche dotata di un sistema multimediale con schermo touch da 6 pollici e mezzo e impianto audio di alta qualità. Attraversando l'oceano, eccoci invece in casa Triumph, dove facciamo conoscenza con la nuova gamma Bonneville 2016, molto variegata e composta da T120, Truxton e Street Twin. Nel caso della T120 ci troviamo di fronte ad una moto con telaio e sospensioni di nuova concezione ed una sella ancora più comoda, mentre il propulsore bicilindrico 1200 raffreddato a liquido garantirà brillantezza e divertimento di guida. Cambiando genere, Triumph presenta anche le Speed Triple S ed R 2016. Oltre agli aggiornamenti estetici, le Naked inglesi propongono anche ben 104 aggiornamenti per il motore 3 cilindri da 1050 cm3, che ne hanno aumentato potenza e coppia erogata, il tutto riducendo consumi ed emissioni.